Chi è assente? Onorevole Caronna, prego. Grazie Presidente. Il mio voto favorevole alla relazione Garriga sulle prospettive finanziarie prossime dell'Unione nasce dalla convinzione che proprio in uno dei momenti di maggiore crisi del cosiddetto spirito europeo sia decisivo insistere e vincere sulla indispensabilità di dare degli strumenti credibili a partire da un'adeguata dotazione finanziaria all'Unione. Pertanto la richiesta di un 5% in più per il prossimo bilancio è una richiesta giusta e necessaria, forse non sufficiente, ma indispensabile per dare le risposte alle grandi questioni davanti a noi. Infatti queste risorse servono per affrontare problemi veri, come una più forte coesione tra le regioni, una maggiore capacità di ricerca e di innovazione, una più forte capacità di generare crescita e di offrire occupazione. Infatti senza risorse adeguate nessuno di questi problemi troverà una risposta sufficiente, a partire dall'introduzione di questa categoria intermedia nella politica di coesione che ha senso solo se questo non produce danni alle altre categorie esistenti. Ecco perché ho votato a favore e mi auguro che la Commissione e il Consiglio seguano le indicazioni di questa relazione. Grazie. Onorevole Bilan. Grazie Presidente. Crisi economica e problemi demografici, l'aumento della disoccupazione hanno ripercussioni notevoli sui tagli di bilancio negli Stati membri. Il bilancio europeo, che può fare una pianificazione a lungo termine,